La Sieco guadagna il primo punto, ma dopo la rimonta cede al tie-break a un Cuneo reattivo in attacco e trascinato da un Super Preti, 29 punti e 55% offensivo. A nulla sono valse le vene positive del palleggiatore del Fra, del centrale Fabi, del martello Cappelletti nel contesto di una prova comunque confortante. Rullo compressore resta in A3 l'Abba Pineto, che spugna 3-0 anche Porto Maggiore e rimane in testa solitaria con 4-4. Ancora sugli scudi Link e Bertoli, assai ispirato il capitano Calonico. Domenica ospite scomodo al Pala Santa Maria il San Donà, ma con questi ritmi sarà complicato arrestare la marcia pinetese. In A2 femminile perde ancora 3-1 a Sassuolo, un Altino sotto le accuse del presidente Papa, inevitabilmente furibondo a fine gara. Tutti sotto pressione nei prossimi due turni interni, domani con il Macerata e domenica con l'Aragona, col rischio alto di pesantissime conseguenze. In B maschile cede al tie-break una volitiva Alba Adriatica a San Giovanni in Marignano, mentre fa arrabbiare tanto il professor De Angelis, il Paglieta, nelle immagini, che subisce un eccessivo 0-3 dal Monterotondo, troppi errori per un match da gestire in modo diverso. In B1 femminile, nonostante una discreta prestazione collettiva, niente da fare per la Teatina sul campo del forte Castelfranco di Pisa, mentre in B2 allunga il suo momento magico la vice capolista Teramo, che vince, non senza fatica, il terzo derby di fila in trasferta a spese di una combattiva e non fortunata Cetias Montesilvano. Colpaccio a pagliare di una rigenerata d'Annunziana, primi tre punti per il sestetto di Di Tommaso, splendido successo del Gada Pescara 3 contro la quotata formazione del Fasano, travolto dalla gran giornata delle ragazze di Mazzuccato. Domani alle 21, quarta puntata di Pallavolè.